Ma allora siete voi! In carne? Ed ossa me! Ma orsù, diteci cosa vi serve! La nostra ditta è specializzata in furto con scasso, pedinamento, taccheggio, borseggio... Cazzeggio? Ma che dici? Non vedi che ci sono dei bambini? Quelle tenere bestioline che puzzano di latte! Muoviti! Vai a mendicare! Non capisci mai niente! Qui ci penso io! Ditemi tutto, bei cartoni! La 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 la! Grazie alla polvere fatata di Trilli, ci spostiamo più velocemente tra i mondi di fiaba. Ecco fatto! Ma che cos'è? Dove è riposto l'orologio? Ma Peter, non dirmi che non sai cos'è questo! No! Ma è uno zainetto, sciocchino, il mio zainetto speciale! Perché? Devi sapere che questo è il mio zainetto preferito. Da quando ero piccola metto qui dentro tutte le cose preziose, tutte le mie collezioni. Collezioni? Sì, di bambole, di perline, di gomme da cancellare. Guarda! Guarda quel po'. Ricchezze, chi mai al mondo le ha quanto te? Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie! Oh, le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un come si chiama? Io ne ho 20. Ma lassù, cosa mai ci sarà. Non so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiamano? Piedi. Ah, piedi. Con le mie pinne non si può fare, correre le gambe per saltare. Trovato. Ecco, la perla di Nettuno, il più magico degli avvera desideri. Bellissimo. Ed il bello è che sei stata tu, donando la tua voce ad Ariel, che le hai permesso di cantare. Come donando? Solo se doniamo con amore ed in modo gratuito le magie fanno effetto. Salve. Qui da noi funziona così. Anche da voi dovrebbe funzionare così. Invece... Ariel!
Ariel! Sandy, ascolta. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più sane. Vorrei chiamare sulla terra, sai che grasaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Cos'altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e profondo, credi a me. Quelli lassù che sgobbano sotto quel sole svengono, mentre qui sotto ce la spassiamo in fondo al mare. Qui giù tutti sono allegri, trovati pensando di qua e di là. Invece lassù la terra, il pesce mi resta assai rinchiuso in una boccia, che brutto destino avrà. Se un uomo verrà un po' fame, il pesce si papperà. Oh no, in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina, in fricassea, e non si rischia da boccare, non c'è nome in fondo al mare, la vita è ricca di bollicine, in fondo al mare. Così anche la razza di salmone sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Sarà lo suono e flauto, la carpa, l'arpa, la platessa e il basso. Poi c'è la tromba del pesce rombo, poi là il luce il re del blu, la razza con il nasello al violoncello colata, la lucarina colorata, vedrai che coro si farà. Vieni, si reggetta piccolina. Cammina, cammina, ti dico. Un minuto, un minuto. Lo sanno tutti che i gatti odiano l'acqua. Sì, sì, ogni scusa è buona. E poi questa maschera che mi ottura il naso. A questo c'è rimedio. Ehi, tu. Sì, 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 tu. Non tu, quell'altro. Ma insomma, regista, se non vuole passare davvero un brutto quarto d'ora, ci mette immediatamente in modalità subacquea. Si sbrighi. Fatto? Fatto. Puoi levarti la maschera. Io so sempre come farmi ascoltare. Ma respiro. Guarda che arriva la ragazzetta. Mi raccomando, reggimi il gioco. Sandy, come mai da queste parti? Ma che domande fai? E che domande faccio? Si capisce all'istante. Guarda il colore della faccia. Sta andando a casa. È vero. Verde obbedienza.
Poverino, è un verde senza speranza. E il colore di chi non sa godersi niente. Vai, vai a casa, piccola. A casa? Io non ci penso neanche. Figurati, oggi poi con tutto quello che ho da fare. Davvero? Ma lascia perdere, ci credi? No. È solo una ragazzetta mitomane, un caso disperato. Allora questa cos'è? La bebè! La bebè! La bella! E chi te l'avrebbe data? È una storia lunga, ho i miei giri. C'hai i giri? Sicuramente sarà un falso. Sicuramente. I grandi fregano sempre i piccoli come te. È una legge universale, non c'è niente da fare. Fa vedere. Sembra quella vera. Vedere. Anche bella nuova. Perfetta per germinare. Germinare? Certo. Tu la sotterri. Aspetti una notte. L'anafi. È certo! Senza annaffiare non cresce niente. Così, ad occhio e croce, una perla può avverare almeno 30! 300! Certo, si è annaffiata bene. Dunque, 3 per 8, 24, che riporta 2. Con l'11% di interesse passivo, giustamente, ma sì! Penso che ti potresti attestare su un attivo di 3.000 desideri. 3.000? Noi sappiamo... Seminarle nel campo dei miracoli. Annaffiarle. E poi? Raccoglierle, no? E quante saranno? Te l'ho detto. 3.000. 4.000. 5.000. 100.000. Cesar. 1.000.000. Sandy, non dar retta a quei due balordi. Mi è sembrato di vedere Peter. Ma no, no. Era solo la tua coscienza. Niente di importante. Sandy, con tutti quei desideri, puoi cambiare veramente la tua vita. La tua vita. Bello, bello, bellissimo. Mi sento quasi come il genio di Aladino. Ala chi? Aladino, idiota. Amici, appena sono ricca vi regalo. Regalo? Che regalo? Che regalo? Niente. Noi non lo facciamo per soldi. Ah, è vero. Il nostro è puro volontariato. Ma allora non andiamo al campo dei miracoli? Non è possibile! Perché? 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 Perché solo prima dell'alba il campo diventa miracoloso! E poi prima va concimato, va preparato! Tu ci dai a vera desideri che hai già trovato. Noi provvediamo a preparare il tutto e... Senti, torna a casa! Sì, ma prima devo andare al campo dei miracoli! L'appuntamento! L'appuntamento è alle 5. È alle 5. In punto spaccato. Ma dove si trova il campo dei miracoli? È facile. Sempre dritto per quella strada. Ma è un segreto. Acqua in bocca. Acqua in bocca. Ma i desideri si avverano anche alle 5? Soprattutto quelli più importanti! Bambina, solo una bambina, solo una bambina! Ma voi non sapete il danno che può recare una sola bambina nel mio regno! Più di 100 desideri piante! Esatto, esatto! Oh. Tranne quello tuo, imbecille! Mi hanno detto che è entrata proprio dalla tua porta. La tua fortuna è che da quando ci sono io a governare il regno delle meraviglie, nessuno teoricamente potrebbe entrare. Beh, almeno uscire! Ma ormai questa volta il mio sortileggio colpirà anche lei. Perdete i vostri sogni, o voi che entrate. La bambinottola non solo non riuscirà a realizzare il suo desiderio, ma rimarrà per sempre rinchiusa qui dentro!
Io sono drastica nella statistica, per niente elastica, molto realistica. Ho le idee chiarissime, ma scelleratissime, ambizioni massime, fantasie. Perché sono il massimo, qualunque cosa faccio sono pessima, anche nel doppio gioco sono il massimo, modestamente mi ritengo pessima, 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 sono bella e sarcastica, forse forastica, ma in fondo mistica. Buonissima e determinatissima. Determinatissima. Indiscutibilmente sono pessima, 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 pessima. Olè! Grazie, porta il mio trono nel suo posto. Ve lo sistemo io, imbecille. Rinchiudetelo nella più buia delle mie celle. E se domani, e sottolineo se... Le stesse cose. Non avrà confessato il suo tradimento? Tagliatele la testa! Oh. Sì, vostra porporissima. Porporissima quella carta di tua sorella. La tua! La tua, la vostra, tutte le vostre sorelle sono delle porporissime. E ascolta una cosa, stanotte invece chi era di guardia? No. Vieni, 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 vieni. Tu eri di guardia? Tagliati la testa anche tu! Ah, i miei nervi non ce la fanno più. Ma io poi non sono così cattiva come regina, vero? Sono cattiva? No. Non sono cattiva. Mi disegnano così. No. Ma sono circondata da traditori, truffatori, cospiratori! Ah! Qui si è combinato sempre quello che vi pare, ma da oggi cambia tutto, più non si può fare. C'è che in questo regno ci sono regole blindate. E le regole ogni tanto vanno rispettate. Per questo adesso io dico basta, è finita ormai la festa, più non se ne fa. Sono stufa, siete avvisati. Sì, però state tranquillo e non vi agitate. Silenzio, attenti a voi. Troppe strane idee, troppe fantasie. Tanto si sa, quello che sarà è già scritto qua. E non torniamo più su questo tasto. Qui da domani si cambia registro. Qui da domani. Povera me, povera donna, oh, sono una donna, non sono una carta, oh, chiamatemi un dottore. Chiamatelo un dottore! Dottore!
Mi dica tutto, signora. Partiamo naturalmente dalla sua infanzia. Vede, da piccola sapevo. Ma che fa? Eh? Controllo. Da piccola sapevo e sapevano che sarei diventata una regina. Mi penso l'etico qui. Ma non una regina qualsiasi, una di quelle turchine, beige, nere, bianche. Ma rossa! Rossa fuoco! Tutti sapevano che il mio regno sarebbe stato il regno della razionalità. Vede, io non ho avuto infanzia, distrazioni, giochi, niente di niente. Oh, tutti si sono divertiti alle mie spalle! Ma adesso basta, mi voglio divertire io, basta! Vostra magnificenza, ci vuole calma, calma e sangue freddo, eh? Ma che fanno? Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah! Ci vuole calma e sangue freddo, oi oi oi, oi oi oi. Calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Basta! Guardami, guardami, guardami. Ora le tue palpitazioni cesseranno. Le tue palpebre si chiuderanno. Si fanno sempre più pesanti. Sempre più pesanti. Adesso tu vuoi stare calma, calma, e cadrai in un sonno calmo e ristoratore, fino al battito delle mani. Zitti, zitti, quasi senza respirare, se no poi, se si sveglia adesso sono guai. Ogni volta che si infuria la mandiamo a fare gesto, meno male abbiamo almeno questa chance. Viva la psichiatria, che ci fa star belli tranquilli. Ha una condizione, nessuno qui. Faccia clap con le mani, non battete più le vostre mani. Corre via. Voglio liberarmi di tutte le acque nel corpo! Avevo detto di non battere le mani. Grazie! Questo, solo questo, siete un pugno di infedeli. Uomini incoscienti, siete proprio tutti uguali. Tanto il vostro tempo a nulla servirà. Abbiamo preso tutto! Vediamo, speriamo. Apriamo questa borsa. Cosa? Cosa? Ma cosa? Ma che deve avesse controllato lei? Io ero sicura che avesse controllato lui. Ma cosa avete portato, brutti imbecilli? Vi sembrava un'idea troppo stupida affidare a voi questo delicato compito. Oh! Ehi, tu, vieni qua. Tagliati la testa anche tu, tagliatela! Oh, sono nervosissima, nervosissima. Ma state tranquilla. Ma come posso? Non vi preoccupate. Come posso fare a stare tranquilla se nel mio regno ci sono un pugno di deficienti? Come? Ma tanto ormai non potrà più avere i suoi desideri. Ma come faranno a realizzare i suoi desideri? Se nella sacca non ci sono gli averi e desideri, vuol dire che ce l'ha lei. E quindi avvererà il suo desiderio. Oh! Tradimento! Guardie! Guardie! Rinchiudeteli nelle buie dei segreti, nelle segrete dei libri dimenticati per sempre. March! Via, 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 via. Portate via anche quello zaino. Devo sempre sbrigarmela da sola.
Basta fare una telefonata. Cina? Ah no? Ho sbagliato il numero? Eh sì, non faccio così, mi scusi. Male. Pronto? Uncino? Ma che c'hai? C'hai infostrada? Che schifosa questa linea, sì 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 sì. Passatele tu, chi guadagna sei tu. sì sì. Ti sento male? Ah, adesso ti sento bene, 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 sì sì. Senti Uncino, senti, ti ho chiamata perché ti devo dire una cosa importante. Sai quel tuo acerrimo nemico? Sì sì, come si chiama? Prete Pane? Prete Pannolino? Prete Pannolino? Insomma, quello lì, sì sì, Peter Pan e Pannolino. Ecco lui, sì sì. Bene, 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 sì. Ha fatto entrare con l'aiuto di un traditore una mocciosa nel mio regno. Questo è grave, grave, grave. Sì, sì, senti, 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 proprio lei, senti, senti una cosa, senti una cosa. E non è che potresti occupartene tu di questa cosa? Beh, magari poi una cena al lume di candela. Sì, sì, sì. Beh, oh, non puoi? Oh, vabbè, chiamerò Giafarro, chiamerò Gaston. Ah, sì, sì, sì. Oh, no, 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 manda i tuoi scagnoli.